Non l'ho mai sentito. Non l'ho mai sentito. Ci potrebbe essere ma il sangue. Malissimo. Sta venendo via la pelle. Non la faccio guardare. Comunque non c'è mai un minuto tranquillo. Un minuto tranquillo. Piangi? Che è successo, Cri? Mi viene da piangere perché? Perché hai buttato tutte le cose per terra e ti sei dispiaciuto per me. Veramente? Ma io ti amo da morire! Ma lo fai tutti i giorni! No, ma non è vero! Ma amore, fai il grembiule, dai! Che stai giù? Giulia, e tu che sei grande? Questo è il modo? Le scarpe lì, lo zaino qui? Mettili subito in ordine. Ho appena finito di pulire tutta casa. Visto che sono grande, posso preparare la cena? No, non sei grande per quelle cose. Sei grande per queste cose. Dai, mettili a posto. Dove hai detto che ero grande? Giulia, sei grande? Guarda le scarpe tue dove sono. Ok. Allora devi dire a Cristian che devi mettere lo zaino a posto. Le scarpe le metto ovunque, in disordine. Papà! Dimmi, amore! Oggi hai detto che dopo scuola giocavamo alla play! Sì, amore, però c'è un problemino. Mamma, hai visto che prima era nervosissima? Sì? Perché siamo tornati a casa, lei ha pulito tutto il giorno, voi siete arrivati e avete lanciato tutto per aria. Quindi adesso è nervosa. Per giocare alla play dobbiamo fare in modo che mamma esca. Quindi adesso mi invento qualcosa, gli dico che va a fare la spesa, visto che è già vestita. Ok! Quello ci penso io, non ti preoccupare. Ok. Amore! Amore! Amo? Dimmi! Senti, che ne dici se vai te a fare la spesa, visto che sei già vestita? Ti va? Sì, amore, sto già andando. Ho preso la borsa. Giulia, tu che stai facendo? Sto giocando con le bambole. E non fare danni, vi lascio un attimo da soli. Vengo subito. Ok. Ci vediamo dopo. Combineranno da soli a casa, non oso immaginare. Amici, io non riesco ancora a capire. Mamma mi ha detto che sono grande, ma non posso fare niente di quello che fanno i grandi. Mi inventerò che ha chiamato una signora delle pulizie per stirare tutti i suoi vestiti. Però come faccio a non farmi riconoscere da papà? Sopra una parrucca. Speriamo che non mi riconosca. Tanto loro stanno giocando a play, quindi andiamo a prenderla. Aha! Eccola qua, rosa. Devo pulire così. Adesso il problema è metterla. Ce la posso fare, ho con me un elastico. Non credo che ce la farò. In questo momento ci vorrebbe mamma che me la mette. Prima di tutto dobbiamo trovare la parte dove si mette. L'ho trovato! L'ho trovata, ragazzi! Adesso mettiamola. Facciamo un piccolo scion. Aiuto, aiuto, aiuto. Dovrò cambiare anche voce perché sennò mi riconosci subito. Facciamo delle prove. Buongiorno, io sono la signora Dalia. Sono venuta qui per stirare i vestiti. Mi avete riconosciuto? Speriamo di no. Andiamo. Io sono la signora Dalia e la signora mamma mi ha chiamato per stirare i vestiti. Sì, sì. Vai, vai, tranquilla, vai. Sì, sì. Oh, era distratto però. Ok, va
Allora faccio una bevanda energetica. Devo prendere il caffè. Che caldo! Io sono la signora Daria, non vi preoccupate. Tu mi distruggi tu. No, ti distruggo a te. Quanto pesa sto pugno? Quanto pesa questo coso? Sono la signora Daria, non vi preoccupate voi. Ok, non vi preoccupate. Dico io. Che ti sei fatta? Fammi vedere, andiamo subito, vieni. Ti ha detto 100 volte mamma che non lo devi fare. Vedi perché? Lo vedi perché mamma ti dice di non farlo? Lo vedi perché mamma ti dice di non farlo? Un rimedio, quale può essere un rimedio? Una volta la mamma mi ha detto che col dentifricio sulle ustioni potrebbe far bene. Adesso passa, non ti preoccupare. Passa. Mettiamo una benda, mettiamo un po' di carta. Oh, ma fa male. Lo so, amore mio, però vedi perché non dovevi farlo? Mamma te l'ha detto diverse volte. Fa male. Lo so. Chiamiamo la mamma? Sì. Chiamiamo subito la mamma. No. Non stringere. Povero, fa male. Mamma, corri a casa, corri a casa subito. Giulia si è ustionata, sì, col ferro da stiro, gliel'avevi anche detto, poco fa gliel'avevi detto. Corri, mamma, corri, ti prego, corri. Sì, fa male. Andiamo di là, vieni. Fa male, brucia. Tranquilla, brucia, passa. Brucia tanto. Papà brucia tanto. Ti prego, dai, adesso passa, non ti preoccupare, adesso arriva anche mamma. Tranquilla. Papà fa male. Christian! Papà fa male! Vieni! Papà fa male. Che è successo? Papà fa male, brucia. Dai, passa, dai. Vogliamo controllare. Christian, a te ci potrebbe essere papà il sangue, male, eh? Fa malissimo. A te fa impressione il sangue di solito. Papà, non più. Proviamo. Papà. Proviamo. Dai. Sta venendo via la pelle. Te la faccio guardare. No, non tirare giù, non tirare, guarda qua. Ragazzi, sta venendo via la pelle. Aiutateci, come possiamo fare? La porta, è la mamma. Tieni. Calma. Reggi questa, vado ad aprire la mamma, No, fa male. Non succede niente. Che è successo? Si è bruciata. Gliel'avevi anche detto. E spegni sta telecamera, avete chiamato l'ambulanza, spegni sta telecamera. Mamma mia, fa male. Dobbiamo chiamare l'ambulanza, l'hai chiamata l'ambulanza? Sì. Andiamo. Spegni la telecamera. Spegni la telecamera. Ragazzi, siamo qui al pronto soccorso, giù l'entrata, la stanno medicando. Come sapete che non si possono fare riprese qui all'interno, quindi vi salutiamo subito. E speriamo che Giulia stia meglio, che si sia alleviato un pochettino il dolore, avete visto come soffriva, come piangeva, poverina, e al più presto vi faremo sapere. Ok ragazzi, ciao ragazzi, siamo appena tornati dall'ospedale, eccoci qui, Giulia sta bene, braccio fasciato, passerà, metteremo la cremina e passerà tutto. Volevamo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel mi piace. Ora vi salutiamo, ciao. Io vado che ho altre due magliette da stirare. Ok, era uno scherzo.